Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto, e soprattutto Bim Bum Bam, che gli porta grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti Rai che per Mediaset, tra cui Beato tra le donne, I cervelloni, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica in Il senso della vita e Avanti un altro. Da giorni il mondo del gossip si sta concentrando sulla separazione tra due grandi volti della televisione italiana, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Annunciata dalla stessa coppia in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, la fine del loro matrimonio non è però arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da diverse settimane si vociferava di una possibile crisi tra i due. Ma ora ne abbiamo la conferma. Quando si parla di gossip, sono in molti a voler dire la propria, e, anche questa volta, non poteva mancare l'intervento del re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista su Vanity Fair, Fabrizio Corona ha lanciato un altro dei suoi scoop, come sempre tramite il proprio canale Telegram. Secondo il re dei paparazzi, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sarebbe stato sempre tutto rose e fiori. Anzi, già diversi anni fa la coppia aveva affrontato un periodo a dir poco turbolento, a causa di un presunto tradimento. Queste le sue parole. Quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso. Corona non ha però voluto rivelare il nome di questo fantomatico collega, né aggiungere altri dettagli alla notizia lanciata sui social. La notizia rimane, dunque, avvolta dal mistero. I fan della ormai ex coppia sono ora in attesa di sapere se Corona sia disposto a raccontare qualcosa in più sul presunto tradimento, o se i diretti interessati interverranno in prima persona per parlare della vicenda.